Nel 1890 Vittorio Covin, seconda generazione di famiglia francese trasferitasi in Italia a metà 800, fonda a Genova l'omonima ditta per l'importazione di fertilizzanti dal Sud America, un commercio nuovo per l'epoca. La Vittorio Covin diventa una delle principali aziende italiane del settore nonostante le due guerre mondiali. È la conferma che il suo fondatore aveva acquisito lo spirito tipico dell'imprenditoria genovese legata ai traffici marittimi. Etica del lavoro, impegno e rigore, attenzione al danaro e senso del risparmio. Vittorio Covin incarnava i pregi di una classe operosa, ma poco incline ai cambiamenti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lasciò le redini dell'azienda al figlio Ernesto, iniziatore del processo di espansione e diversificazione che caratterizzerà tutta la storia del gruppo. Ben inserito in società e abilissimo nello stabilire relazioni, Ernesto Covin era diverso dal padre in personalità e stile di vita, ma aveva ereditato la capacità di anticipare i cambiamenti dei mercati. In piena ricostruzione post-bellica, ottiene la rappresentanza per l'Italia di due dei più importanti produttori americani di acciaio e fertilizzanti ed inizia l'attività di export, dando vita al processo di diversificazione. Con l'aiuto dei figli Gian Vittorio e Max, al suo fianco dalla fine degli anni 50, viene implementata l'attività di intermediazione e sviluppata quella di esportazione, con l'apertura dell'ufficio al Cairo, che diventerà punto di riferimento di importanti relazioni internazionali. Il passaggio aziendale dalla seconda alla terza e quarta generazione della famiglia segna un mutamento sostanziale. Dal dinamismo relazionale, dalle abilità negoziali di Ernesto, con un business legato soprattutto all'intermediazione, si passa a una strategia indirizzata alla verticalizzazione delle attività, con investimenti nella distribuzione e lavorazione dei prodotti. La complementarietà tra i due fratelli è vincente. Organizzatore e gestore Gian Vittorio, estroverso e dotato di fiuto commerciale Max. Capaci di cogliere le opportunità di crescita dei diversi mercati, introducono la nuova cultura del servizio al cliente e la ricerca di valore aggiunto attraverso organizzazioni aziendali basate su rapporti di fiducia con i collaboratori e partnership strategiche. Da una loro intuizione nasce nel 1966 Acciai di Qualità, prima società italiana a distribuire e prelavorare lamiere in acciai speciali bonificati. Grazie a centri di servizio dotati di macchinari tecnologicamente sempre più avanzati, Acciai di Qualità acquisisce la leadership nel mercato italiano e diventa il canale di distribuzione di importanti produttori esteri. Nel 1978 la Vittorio Covin ottiene la distribuzione di alcuni prodotti dell'Alcoa Aluminium Company of America ed entra così nel mondo dell'alluminio. Nel 1982 nasce Comint, specializzata nelle forniture di macchinari e attrezzature ai paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo. L'attività di distribuzione di alluminio si sviluppa nel 1986 con la costituzione di Alluminio di Qualità, oggi uno dei principali distributori italiani di semilavorati in alluminio per il mercato industriale, della cantieristica navale e dell'automotive. Le iniziali attività del settore edilizia verranno poi scisse in Alcu System allo scopo di gestire al meglio esigenze e sviluppo del mercato. Anche il tradizionale settore dei fertilizzanti si evolve e nel 1989 nasce Covin Agricoltura per sostituire le attività in agenzia gradualmente terminate e ottimizzare il patrimonio di conoscenze acquisite nei mercati italiano ed internazionale. La controllata Fallarini Agricoltura, costituita nel 1989, si rivolge direttamente ai dettaglianti e alle aziende agricole della zona del Riso. Dal 2010, invece, la Genagri promuove la vendita di fertilizzanti speciali e soluzioni tecniche innovative per il mondo agricolo. La Vittorio Covin svolge per molti anni l'attività di agente per l'Italia di importanti produttori esteri di alluminio primario,
quando nel 2011 viene nuovamente meno il ruolo di intermediario, accettando una nuova sfida, nasce Covent Metals, che diventa rapidamente uno dei maggiori trader italiani di alluminio primario, piombo e zinco. Dal 2000 sono subentrati alla guida del gruppo tre dei cinque figli di Gian Vittorio, Ernesto, Umberto e Michele, oggi affiancati da membri della quinta generazione della famiglia, pronti ad affrontare le sfide degli anni futuri e a portare avanti una storia di valori e principi lunga 130 anni.